Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa a cielo aperto. Siamo tra i 24 ulivi che rappresentano i 12 apostoli e i 12 discepoli di Gesù. Ecco, qui tutto ha un significato importante, il significato anche dal punto di vista liturgico di questa splendida chiesa. All'interno tanti i fedeli che finalmente sono tornati a ritagliarsi qui a San Giovanni Rotondo delle esperienze di preghiera, di meditazione, accanto a Padre Pio da Pietrelcina. Oggi abbiamo l'epistolario numero 3. L'epistolario numero 3 è l'epistolario che raccoglie tutte le lettere che Padre Pio scriveva alle sue figlie spirituali, suoi figli spirituali. Nel settembre del 1918, quindi ci avviciniamo ad una data molto importante per Padre Pio, quali erano i suoi sentimenti anche nei confronti dei suoi figli spirituali? Ad esempio scrive alle sorelle Campanile, ad una delle sorelle Campanile: «Cosa dirti a riguardo a ciò che candidamente mi hai esposto nella tua? Il conoscere ciò che senti come una realtà evidente, fulgida, che non lascia luogo neppure all'ombra dell'opposto, è una solenne e spudorata menzogna. Una scena a vivi e lampanti colori che il valente artista delle tenebre, quale Satana, tanto perfido quanto eccellente nel dare ai suoi padri il risalto con forti chiaroscuri, ti presenta. Non è assolutamente vero ciò che a te sembra di vedere, ma è un colpo da maestro aggiustato da Satana per guastare tutto l'edificio spirituale. Se vuoi preservarti dalla colpa, scrive Padre Pio ad una delle sorelle Campanile, qui non viene specificato a chi, e non vedere crollare miseramente questo grande edificio spirituale che Dio va innalzando in te, figlia mia, disprezza ciò che a te sembra di vedere, perché è opera del nemico, è menzogna. Non ti ci mettere a pensare sopra, ma disprezza tutto in nome della santa obbedienza. Ogni condiscendenza per parte tua a questo fosco quadro satanico, per quanto leggera possa essere, è sempre un rovinarti, e tu invano ti affaticheresti a darti a credere che faresti qualche cosa per l'anima tua con l'essere condiscendente alla maligna insinuazione satanica. Sarebbe per te la più grande illusione e il tracollo completo della tua rovina».